presentare un atto del fisco ma non sai contro quali atti e davanti quale giudice è possibile farlo, questo video cercherà di dare risposta alle tue perplessità. Impugnare una richiesta di pagamento dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del Demanio, delle Dogane, oppure contestare una cartella esattoriale di Agenzia delle Entrate e Riscossione implica la presentazione di un ricorso tributario, un atto cioè indirizzato a un giudice speciale cui si chiede tutela. Ma che cos'è e quando serve il ricorso tributario? Cercherò di spiegartelo in pochi e semplici passaggi. Il processo italiano è caratterizzato dall'essere diviso per giurisdizioni, ossia per competenze specifiche ripartite a seconda della materia controversa. Così, ad esempio, a fronte del giudice ordinario, il tribunale, competente per tutte le questioni in materia civile e penale, c'è anche il giudice amministrativo, il TAR, cui è data la giurisdizione di tutte le controversie contro la pubblica amministrazione, quando hanno quindi ad oggetto interessi legittimi dei privati. E infine c'è la giurisdizione tributaria, quella cioè concernente la materia fiscale. La giurisdizione tributaria è affidata alle commissioni tributarie che la esercitano sia in primo grado, commissione tributaria provinciale, che in secondo grado, ossia in appello, commissione tributaria regionale. In ultimo grado c'è la Cassazione. A dispetto del nome, le commissioni tributarie sono dei veri e propri tribunali, cioè hanno il potere di emettere sentenze vincolanti al pari di qualsiasi altro giudice. La giurisdizione delle commissioni tributarie infatti è esclusiva, significa che la medesima controversia non può essere portata all'attenzione di altri giudici se non appunto quelli tributari. Il processo tributario è dunque quello che si instaura innanzi alle commissioni tributarie o in ultimo grado dinanzi alla Cassazione, sezione tributaria. Il ricorso tributario, come dice la parola stessa, è un ricorso al giudice contro un tributo, ossia una richiesta di pagamento presentata dal fisco. Ma che cosa si intende con la parola fisco? Cerchiamo di essere più specifici. Quando si parla di amministrazione finanziaria, si fa riferimento a tre agenzie dette agenzie fiscali coordinate dal MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma autonome. Queste sono l'Agenzia delle Entrate, che si occupa dei tributi dello Stato, l'Agenzia del Demanio, che si occupa dei beni demaniali dello Stato, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che gestisce l'ambito doganale dello Stato. C'è inoltre anche la Guardia di Finanza, che è un corpo di polizia tributaria che costituisce il braccio esecutivo dell'amministrazione finanziaria. Questi organi hanno il potere di emettere atti di accertamento e intimazioni di pagamento nei confronti dei cittadini contribuenti. Tali atti sono per loro natura imperativi, sicché l'unico modo per contestarli è presentarsi innanzi al giudice attraverso un ricorso tributario. È comunque sempre aperta la strada dell'autotutela, cioè la possibilità di presentare un ricorso all'autorità che ha emesso l'atto con la richiesta di rivedere la propria decisione perché illegittima. Da ciò conseguirà la conferma dell'atto oppure lo sgravio. La legge stabilisce che per azionare un ricorso tributario bisogna aver ricevuto un atto illegittimo. Dunque, non si può fare ricorso soltanto perché all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate si è stati trattati male o perché un agente della finanza ha abusato del potere in un controllo. Senza un atto specifico e definitivo, cioè un accertamento o un'indagine, non si può procedere con il ricorso tributario. Il ricorso tributario, in particolare, si aziona contro gli atti dell'amministrazione finanziaria, come gli accertamenti fiscali dell'Agenzia delle Entrate, le cartelle esattoriali aventi ad oggetto tributi. Ma che cosa sono i tributi? I tributi sono le tasse o le imposte. La differenza tra i due termini, spesso usati indifferentemente, è però sostanziale. Questo perché? Perché le imposte sono prelievi forzosi sul reddito del contribuente attuate dallo Stato o dagli enti locali, come le regioni, le province e i comuni. La loro caratteristica, infatti, è che non sono connesse ad alcuna prestazione specifica da parte dell'ente stesso. Ci sono poi le tasse, che sono invece dei prelievi richiesti in cambio di servizi specifici. Qui dunque, a differenza delle imposte, c'è una prestazione specifica che viene richiesta dal contribuente. Si pensa ad esempio al canone RAI. Lo scopo del ricorso tributario è ovviamente quello di chiedere l'annullamento o la correzione dell'atto illegittimo impugnato. Fino a 3.000 euro è possibile presentare il ricorso tributario senza avvalersi di un avvocato. Oltre tale soglia, invece, è necessario avvalersi della difesa tecnica di un avvocato o di un commercialista, comunque di una figura competente. Il ricorso come si presenta? Il ricorso si presenta ormai con modalità telematica.
con notifica tramite PEC all'ente titolare del tributo e successivamente con il deposito presso la cancelleria della commissione competente che comunicherà la data della prima udienza utile.